Maledetti, maledetti posticipi che oramai sono diventati un male crossmediale, colpiscono tutto indifferentemente, mondo della musica, del cinema e dei videogiochi. In questo caso parliamo di una situazione particolare perché coinvolge sia il mondo dei videogiochi che quello del cinema, perché parliamo del film di Uncharted, il film della famosa serie Naughty Dog, grande esclusiva PlayStation, che ai noi è stato nuovamente posticipato. Entriamo nel dettaglio. Eh sì, perché sarebbe dovuto uscire quest'estate, a luglio del 2021, mancavano ancora pochissimi mesi per finalmente così guardare un film in produzione da oramai 10 lunghi anni, anzi forse anche qualche cosa di più, e invece dovremo attendere ancora un bel po' di mesi, perché l'attesa prevista, si spera anche al cinema questa volta, anzi soprattutto al cinema, è importante dire questa cosa qui, ribadire il soprattutto, per l'11 febbraio del 2022. Quindi appunto l'attesa si allunga ulteriormente e per i fan è un'attesa oramai estenuante, perché Sony ha iniziato a parlare del progetto Uncharted The Movie più di 10 anni fa e ha cambiato tantissimi registi, anche perché poi la schedule veniva continuamente posticipata e questi registi dicevano: oh, ma qui mi stanno chiamando per fare quest'altro film, io vado a fare quest'altro film. Finalmente hanno da circa 2 anni fatto partire la produzione vera e propria, e negli ultimi mesi abbiamo visto anche comparire le prime foto dal set, dove abbiamo potuto ammirare Tom Holland nei panni del giovane, fin troppo giovane, fatecelo sapere, Nathan Drake. Ma sappiamo che nel film c'è anche posto per Mark Wahlberg, che è un attore veramente fighissimo, che ha già lavorato in un film preso da un videogioco, il non troppo riuscito, dobbiamo dirlo, Max Payne. E poi, insieme a Mark Wahlberg, che tra l'altro ricoprirà il ruolo di Sully Sullivan, l'amico aiutante di Nathan Drake, anzi partner in crime, va bene, è meglio, perché non è che amico sicuro, aiutante no, è riduttivo per Sully. E poi abbiamo anche Banderas, Antonio Banderas, Antonio Rosita Banderas. Attenta, Rosita, stavolta è difficile. Che è uno che ci piglia con gli action movie, stavo per dire action game. Insomma, un bel cast, un buon regista, perché è lo stesso di Zombieland, che è un bel film, ma non li ha fatti tutti belli, quindi incrociamo le dita, ma c'è una bella produzione dietro, per quanto Sony Pictures, dobbiamo ammetterlo, sia alquanto altalenante nella qualità delle sue opere. Diciamo che ultimamente è stata un po' rivista al ribasso, forse per colpa o per merito, diteci anche questo, del grande successo delle serie TV. Quindi secondo me un po' si è abbassata la qualità generale dei film che sarebbero dovuti uscire al cinema, ma che, come sappiamo, non hanno potuto farlo per ovvie ragioni, e sono le stesse ragioni che hanno spinto Sony Pictures a posticipare ancora una volta questo film di Uncharted. Voi che cosa vi aspettate da Uncharted? Vi piace Tom Holland? Vi piace Mark Wahlberg? Che ne pensate di Rosita Banderas? Fatecelo sapere qui nei commenti come al solito, e sempre come al solito l'invito è continuare a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali. Alla prossima!